Boh, siamo tornati in camper. Abbiamo fatto fare la pipì a Bernice, le abbiamo rimesso il pannolino a questa bambina, stiamo sistemando tutto. Lei non lo vuole il pannolino, però non lo capisce che lo facciamo per il bene di tutto. Dai, dai, dai. Ma sente l'aria accesa davanti, perché ho acceso anche l'aria condizionata di là, quindi non sa, vado là o vado... E allora vai, dai, vieni. Due minuti, dai che vai. Ti rinfreschi. Perché quando accendo quella in gabina, gli sputa l'aria lì, guardatela. E gli piace andarsi a sdraiare là che la prende bella in faccia, diretta, fresca. Quindi ti rinfreschi un po', amore. Poi torni di qua e la spegniamo. Oggi pranzo andiamo a provare un nuovo posticino. Diciamo che dovrebbe rappresentare il vecchio Pingusto di Savona. Vi ricordate quello che dove siamo andati l'altra volta a mangiare a Savona al porto cinese, che eravamo rimasti delusi? Ecco, la vecchia gestione che c'era lì, che invece venivano con la spada i brasiliani a darti la carne, facevi, c'era tante cose belle, dovrebbero averlo spostato in questo qua nuovo, che ce l'hanno già detto altri. Così han detto. Quindi andiamo a provarlo. E ci tenevo a precisare, perché siccome ho notato qualcuno, per fortuna siete in pochi, o meglio li contiamo su una mano e forse quasi un dito, ma andate sempre a mangiare fuori, fate come fate a permettervi sta vita. Cioè, e volevo anche ricordare che potrebbe essere che voi passate da vedere l'ultimo video che andiamo a mangiare la pizza al video successivo che andiamo a mangiare cinese. Magari in mezzo ci sono stati due giorni che non abbiamo fatto niente, magari non abbiamo registrato. Quindi è normale che passi, che vedi due video di fila che andiamo a mangiare fuori, ma non perché siamo ricchi e andiamo a mangiare tutti i giorni fuori, ma perché se facciamo una giornata dove in spagnolo si dice ci aburriamo, in italiano come si può dire? Ci annoiamo. Che ci annoiamo, che non facciamo niente, magari tra virgolette stai chiuso in camper, oppure dal camper vado a mia suocera e torno e faccio avanti e indietro. Certo, non registriamo. Non vi facciamo vedere la giornata monotona che vi stufate, allora saltiamo. Quindi potrebbe essere per quello, ma non perché siamo ricchi e andiamo a mangiare tutti i giorni al ristorante, ci tenevo a precisarlo. Quindi, chiusa parentesi, ci prepariamo e andiamo dal cino. PS, post scriptum, al posto di dire aperta e chiusa parentesi. Ho detto questo per chi è curioso, che deve venire a dire certe cose, anche se io non devo dare spiegazioni a nessuno di cosa e come faccio la mia vita, nel senso che... Anche perché oggi mi sembra che te li studi. Noi... viviamo e lo comunichiamo e lo trasmettiamo con i video, quindi comunichiamo e trasmettiamo quello che ci fa piacere di trasmettervi, non dobbiamo dare spiegazione a nessuno, quindi voglio dire, PS è finito. Siamo arrivati a Savona, abbiamo parcheggiato lì dopo il tunnel che c'è un po' di ombra. Ora, attraversando tutto il tunnel, lì a destra siamo dalla stazione, a sinistra c'è la stazione e a destra c'è il ristorantino cinese. Eccolo qua, All You Can Eat, X Sapporo Restaurant. Mangi quello che vuoi a prezzo fisso, solite cose. Andiamo a vedere com'è. Ci siamo seduti, questa è la location. Molto bello. Simile a quello là con il tetto e cose varie. Lì c'è il buffet, ora che vi porto a vedere che prendi quello che vuoi, e di lì c'è la zona cruda, te la porti là sulle piastre e te la cucinano sul momento. Dicendo il numero del tavolo te la portano loro, il servizio al tavolo e te lo fanno loro. Ora andiamo a provare un po' di roba, prima vado in bagno a lavarmi le mani e poi andiamo a provare un po' di roba. Ah, io sono andato in bagno e Jessica è andata a fare il primo giro, ora andiamo io e il Christian, però non so come fare a portarmi la telecamera e il piatto. Vabbè, lo fai vedere mandarini, dai. Che volevo far vedere tu il buffet. Sì, vabbè, vi faccio vedere cosa prendo quando arrivo, dai. Il bro si è preso le patate da mangiare, cioè, ma le patate te le mangi a casa. Se c'è patate. Vabbè, io ho preso di tutto. Parmigiana, peperoni ripieni, peperoni normali, verdure in tempura, melanzane, lonza, pollo, gambero, fagottino di gamberi. Vediamo com'è. Con la pasta fideoli, come cavolo si chiama. I ravioli, non ho visto di carne. E non, io ho fatto solo un pezzettino, ho preso sta roba e poi c'avevo il piatto pieno, quindi dopo poco. Vedete, come vi dicevo, passa anche lo spadaccino brasiliano. Ora arriva anche nel nostro tavolo, ve lo faccio vedere. Non so dove glielo faccio mettere perché c'ho il piatto pieno. C'è un po' di spazio. Arriva lo spadaccino e ti lascia la carne. Ora, se non ho capito male, c'è la coppa. Ora, appena arrivo glielo chiediamo. Dov'è? È lì dietro, ha finito. Eccolo lì che serve, ora arriva anche da noi. Eccolo qua. Vedete? Arriva lo spadaccino, tac, e vi lascia la coppa di maiale, poi passa con altre cose. Ora l'assaggiamo e poi vi diciamo com'è. Pista ci ha lasciato qua il piattino con la lonza di... la coppa, la lonza qua. Ah, è bollente. Buono, bro. Buona. E anche qui il fagottino di gamberi molto buono, i peperoni vabbè io li adoro. Quelli ripieni Jessica li ha già assaggiati, ha detto che non sono il massimo. Sta
poco. Ora li assaggio anche io, vi dirò. E poi vi faccio sapere. La carne cotta. Troppo? O al vapore? No, con il vino lo si sente. Ah, senti un po'. Dovevano stufarla di più, farla evaporare. Mi sembra che sia vino. Ora l'assaggio al cuoco qua, perché al calzolaio fa anche lo sciacquo. Ora è passato con l'altro carretto e ci ha portato paccheri con polpo. Ah, non siete obbligati a prendere tutto e tutti. Noi ora proviamo un po' tutto per assaggiare, perché è la prima volta. Infatti ce ne siamo fatti lasciare pochi per assaggiarli, per assaggiare tutto il resto. Sennò poi ti riempi e non mangi tutto. Ho assaggiato ripieno ed è buono secondo me. Non è un fatto di vino, perché io poi se fosse vino... Cosa senti? Non lo so, c'è qualcosa di strano. O è troppo prezzemolo forse. Boh. Comunque non è malvagissimo, sinceramente. Però è un senso molto strano. Sì. Però ci sta. Paccheri buonissimi. Ora ha portato anche la costina e ce la sbraniamo. Da finire ancora la lonza lì, la coppa. Vuoi aspettare 2 minuti? Eh sì. Altro giro, altra corsa. Ho preso un pesciolino, una nuvola di drago, dei gamberi, sale e pepe, altri peperoni, 2 gnocchi e un pezzettino di mango. Questi che ha preso le cozze alla tarantina, le cozze, alla... siamo mica in Puglia qui, Lo so, quella in Puglia. Benny, diccelo fine, un po'. Benny, in Puglia non so. E non c'era ancora la tarantina, dovevo uscire da qualche giorno. Benny, bisogna che me le porti, quando ci vediamo. Eh sì, anzi, quasi quasi lo chiamiamo e ci diciamo, portate un po' una ventina di chilata di tarantine. E le facciamo tutte assieme fuori dal camper. Come piace a Benny, abusivo al 100%. Ecco, è arrivato il piattino di Jessica, gamberi, gamberoni, gamberetti. Qua c'è tagliolini con polpa di granchio. Noi assaggiamo 2 giusto per farli capire se sono buoni anche questi. Per il momento tutto buono, grazie. Ora li assaggiamo e vi dico se sono buoni o no. Tagliolino top, ora provo anche il polipo che mi ha dato Jessichina, che ha detto già che è buono. Poi andiamo a farci anche noi un piattino con qualcosa di particolare che non ha preso Jessica, per provarle e farvi sapere com'è. Alla fine sono andato a farmi il piattino anch'io. E poi ho preso anche ancora 2 peperoni e un po' di insalata di mare. Io l'insalatina. Che purifica, eh? È buona, con limone. Bella limonosa. Sono pieno come le uova, però ho preso ancora questo piattino fatto sul momento. Sono full. Ti raccomando che poi bisogna fare ancora il giro dei dolcini per assaggiare. E viene anche con l'ananas flambea. L'ho visto prima. L'ananas flambea. La cannella No, l'ho vista arrotolare solo nel zucchero. Sì. Già chiedere se c'è la cannella. Finito, assento tutto. Mi sono fatto lasciare anche l'ananas flambé. Con cannella e zucchero di canna. Questa è buona, calda, sportata con la spadaccina. Ora me la mangio. Jessica e Chris sono andati a vedere dolci, dopo vado anch'io. Allora, sto finendo l'ananas. Jessica ha portato per me un budino al cocco. Lei l'ha già mangiato, dice che è buonissimo. Il mini burro ha preso panna cotta e gelato. Vanno a prendere altri 25, dai, via. Anche perché ci stanno per cacciare, hanno già chiuso tutto. Ma infatti, ne vuoi ancora uno? Sì, dai. Dopo una bella scorpacciata al cino, siamo venuti dal negozio cino di vestiti. Dobbiamo andare in Cina, secondo me, in Asia, col camper, dobbiamo fare... Stiamo bene. Perché non ci capiamo, quindi ognuno si fa la propria vita. Era stato l'anno, ma... Usciti dal negozio cino, siamo venuti di fronte che c'è il risparmio a casa a prendere 2 detersivi disinfettanti, visto che ora Bernissa è un po' così, da tenere pulito e disinfettato sempre. E quindi prendiamo 2 prodottini. Siamo arrivati in camper e l'abbiamo beccata che era senza pannolino. Che culetto che c'era col pannolino. Mi fa morire, poverino. Dove sei andata? Senza pannolone? In giro, digli mamma. Il besugo cosa fa? Fisca. Allora, giustamente, per non farci mancare niente in piena stagione, a un certo punto il condizionatore comincia a fare rumori strani e non raffreddava più bene. Giustamente perché... Abbiamo deciso di cambiare. Sì. Come è assurdo. Meno male che AliExpress un pochino fa. Non è il massimo, però un po' di frescura la fa anche lui. Ora ho dovuto, anzi devo rimetterla a 220 ora però. Praticamente questo qui che è il componente dell'aria condizionata, che quando parte il compressore parte questa e fa raffreddare il condensatore, diciamo, fa lo scambio, è una ventola, è in corto perché brucia e non riusciva a partire, sbiellata praticamente. Ora devo andare a vedere, bisognerebbe capire intanto qual è il problema, perché questo è un rotore che gira così, puzza di bruciato. Tra l'altro il prodotto Telai italiano, c'è tutto scritto in cinese.
Non ci credo. Se gli fa pagare l'ira di Dio. Tutto scritto in cinese. Tanto vale che lo prendi da AliExpress. Sì, appunto. Tutto, guarda, non so se si nota lì, tutto è scritto in cinese. Stiamo parlando di un telaira? No. Almeno, non so, guarda un po' qui. Secondo mi sembrano tutti i logoritmi cinesi sono quelli. Però con una torcia c'è scritto semplicemente. È tutto cinese, guarda. Tutto in cinese. Cioè la stessa cosa che compri su AliExpress, ma ci mettono loro il marchio. Sì. Loro comprano i componenti, paghi, li assemblano in Italia, quindi ti dicono prodotto italiano, paghi, ma tutto da là. E 1700 euro. Ora faccio un volo da Galli a Savona elettrotecnica e potrebbe avere questo pezzo qua, perché so che aveva di sta roba o mi devo inventare qualcosa per metterlo. A me l'importante è che sia con le stesse polarità che partono e con le stesse potenze, e vediamo se riesco a sbrigarla così per tamponare, ecco. Si vede ora che Cristian ha fatto lo zoom, si è tutti così cinesi. Vabbè, boh, andiamo un attimo da Galli, che ora è? Sono le 4 almeno. Perché mi sembrava che apriva alle 4. Allora, siamo arrivati da Galli. Allora, lo stesso identico non ce l'avevano, giustamente, perché figuriamoci. Allora, subito mi stavo rassegnando, poi però ho detto no, Angelo non si rassegna mai. E allora cosa ho fatto? Sono tornato indietro, sono tornato da Galli e ho preso due ventole di due tipologie diverse che vanno tutte e due a 220. L'unico problema è che queste sono ventole che hanno una fase neutra e poi vengono gestite da un altro modulo. E quella invece originale a 5 poli, quindi è diverso il meccanismo. Però quello che a me interessa, se il compressore parte, è farla, dargli un input 220 che parta, che mi mantenga freddo il condensatore per potermi produrre aria fredda. È un esperimento perché non l'ho mai fatto, quindi o la va o la spacca, ragazzi. Cioè o va meglio o brucio tutto. Non ci abbiamo tante chance. Siamo tornati alla base. Queste sono le due ventole. Questa è una come quella che utilizzavo già per fare la K-tip e questa è similare a quella che abbiamo smontato. È più stretta, più piccola, diciamo. Però vediamo un attimino come... Cioè questa prende l'aria di qua, la butta di qua. Vediamo come, se riusciamo a fare il collegamento, intanto a farla partire. Ora vado sul tetto, mi sono fatto un pezzo di cavo, ho preso il tester, vediamo, andiamo su e vediamo come si evolve la situazione. Non è così facile come pensavo. Speravo che qua arrivasse la 220 per alimentare il motore, perché va a 220, è l'unico spinotto che avevo, ma probabilmente fa qualche meccanismo strano con qualche centralina che parte, fa e non fa per me, non sono arrivato a questi livelli, quindi non sono un perito elettronico, ve lo dico, non mi interessa, nel senso, come tanti che invece il suo perito elettronico fa l'impianto, i elettronici poi non sanno, quindi niente, bisogna trovare una soluzione. Oggi è bel sabato, quindi la soluzione non c'è, fino a lunedì rimontiamo e capiamo cosa fare. Niente ragazzi, dopo l'ennesima disgrazia, il condizionatore è andato, siamo in piena estate, non possiamo permetterci di rimanere senza. Pazienza, ora ne ordinerò uno, il primo che arriva al volo. E visti i prezzi in giro, stanno tutti alti, come comunque questo, il telaire, sono tutti su quelle cifre lì. Già che lo cambiavo, che avevo già in mente di cambiarlo, si vede che l'ha fatta apposta, volevo metterne uno più potente per avere più frigorie. Quindi ora mi metterò un po' alla ricerca e cercherò di capire cosa, quando e perché. La cinesata di AliExpress mi sta salvando il sedere, anche se consuma parecchio, però mi sta salvando il sedere per la nostra vernice col pannolino che si è messa lì davanti, perché se non avevo quello saremmo stati veramente nella canna del gas, perché o dovevo andare a comprare un pinguino di emergenza sì o sì, o non lo so, dovevo affittare una casa, andare in un hotel, perché con questo caldo che sta facendo non potevamo stare di giorno, ma neanche Pippo, cioè prima comunque che era già staccato e non c'era quello ancora attaccato, è arrivata a 38 gradi in un attimo, cioè si moriva già di caldo. Quindi AliExpress top number one. Ma non fosse che ci metto un mese, ne comprerei un altro di quelli. Ne compro tre di quelli, li appendo in giro per il camion, ne metto uno in mansarda, uno in bagno. È che è lo spazio che occupano. Vabbè, niente, non abbiamo cenato, dovremmo vederci con Emanuele e Dario e la fidanzata. Non abbiamo cenato perché oggi abbiamo mangiato parecchio. E visto che ho perso un altro mezzo chilo, 88. Io ho perso 400 grammi. Mazza. 400 grammi. Però ho smesso di fare la dieta,
nel senso, sto sempre attenta a cosa mangio, però un po' meno, un po' meno, e sono dimagrita, ho già perso 1,5 kg. Brava. Pensa, se prima che ero a dieta, zero, anzi avevo aumentato di 0,5 kg. E ora, visto che stasera non abbiamo fatto cena, per cena dove andiamo? Dai pazzi. Eccolo lì. Andiamo a vedere se è aperta la gelateria Coro per farvi vedere le coppe che fanno. Si è aperta. Arrivate alla gelateria Cora, c'è tutta la terrazza qua col Deor. Ci siamo seduti e abbiamo ordinato le nostre coppe. Cristian ha preso la Garibaldi, Jessica la nocciotella e io la pistacchiosa. Pistacchiella, qualcosa del genere. Dopo ve le facciamo vedere e sicuramente sono buone come sempre. Grazie. La nocciotella, prego. Ecco le coppe, ragazzi, guardate che spettacolo. Questa è la nocciotella di Jessica. Questa è la pistacchiella. Allora, nocciotelle, Garibaldi e pistacchiella. Garibaldi con bandierina italiana. Vediamo Jessica se c'è sempre buono come al solito. Ma direi di sì, no. Cora non smette. C'è una giornata di lavoro sul tavolo, però. Confermato la qualità sempre top del gelato di Cora. Alla fine le tre coppe che avete visto più una bottiglietta d'acqua, 23 euro. Non è super economico come prendere la coppetta nella classica gelateria, ma noi ci abbiamo fatto cena, riempie di qualità, quindi una volta ogni tanto si può fare. Top. Ora ci facciamo due passi sul lungomare. Qua si va a finire sulla piazza Garibaldi, dove c'è la ex piscina comunale che stanno rifacendo per fare lo skatepark dei ragazzi. Andiamo a vedere come procedono i lavori. Il taboga, questo qua da piccolo lo facevo 200.000 volte. E c'è anche il Luna Park, e là dietro dove c'è l'edificio che stanno facendo, rifaranno la pista del monopattino al chiuso e via dicendo. Ora ci avviciniamo e ve lo facciamo vedere meglio. Questa è Piazza Garibaldi di Savona. Piazza Garibaldi, eccola qua. Ora facciamo due passi qua che ci sono tutte le bancarelle, facciamo il giro e via. Passeggiata sul lungomare di Savona l'abbiamo fatta. I lavori sono in work in progress, mini bro. Sì, io so, ho già capito cosa faranno. Ah, già capito, lui è progettista, ingegnere tecnico. Mi scrivevano e gli progettavo lo skate, poi facevo. Ah. Buono, ora ci siamo seduti con Emanuele, hanno finito di mangiare anche loro, quindi torniamo indietro con calma, li beccheremo. Ma visto che è tante notte, ci vediamo già poco così, ci vediamo domani con un po' di lavori su casa su quattro ruote, mi sa, perché bisogna risistemare un po' di cosine. Ciao Pippo! Buongiorno a tutti, belli e brutti. Allora, ci eravamo lasciati con quello che ha rotto le scatole, non c'è stato modo di risistemarlo e niente, ho dovuto ordinare l'unico pezzo disponibile che ho trovato in piena estate ad agosto, disponibile che mi arrivasse, spero in tempi brevi. Lo sto aspettando. Eh no, mi succede in piena estate ad agosto, quando tutti chiudono per ferie. Ma io l'ho trovato, unico pezzo disponibile, e l'ho preso. Vedrete più avanti che modello sarà. Ora siamo andati a fare già un po' di spesina e abbiamo organizzato questa sera, visto che io avevo comprato già, occhio alla testa, tempo e tempo fa, un chilo di farina Caputo Nuvola, che questa è buona per fare la pizza. Abbiamo chiamato mio suocero, stasera facciamo la pizza là. Ora mi impasto le palline già qua, le preparo, abbiamo preso un po' di ingredienti. E poi portiamo il fornetto pizza stasera su da mia suocera e la mangiamo là. Ora Jessica sta sistemando il tutto, fa il Tetris. C'è una friga ancora più grosso, sarebbe stata ancora più piena. Ah, vabbè. Facciamo caffettino, passo le palline della pizza e poi mi devo mettere a fare un lavoretto a casa su quattro ruote. Nel mentre Jessica fa le miniature, facciamo poi il pranzo. Cosa hai detto facile? Pranzo di teltonnato? Sì, è vero, la pizza a cena non si dovrebbe mangiare perché carboidrati, però stiamo già facendo lo stecchetto, quindi
con frutta come mangiavamo, eh? È un lusso. Che non c'è più pancia quasi. Siamo, eh? Bravi. Solo a te che non c'è più pancia, a me mi è rimasto. Perché io vado a correre tutte le mattine, loro non lo vedono il follower. A me alle 4 del mattino mi alzo fino alle 8, faccio 180 km di corsa. Sì. Buona, impastiamo le palline della pizza. Ricetta per la pizza del dottor Angelo. Un chilo di farina, partiamo col 50% di acqua. Olè. Iniziamo ad impastare, poi aggiungo il lievito che lo facciamo sciogliere. Ma anzi, io non lo faccio neanche sciogliere, io lo butto così, lievito di birra classico. Pochi grammi perché è per stasera e perché fa caldo. E poi aggiungiamo sale e olio, basta. Ora ve lo faccio vedere anche a voi. Inizia a farla girare, la mettiamo il braccio, ok? Con una mano non è facile però, ok? E mettiamo a bassa velocità e iniziamo a far amalgamare. Ora man mano aggiungiamo 2 grammetti di lievito, l'olio e per ultimo il sale. L'impasto sta prendendo vita. Si è già amalgamato farina, acqua e tutto, ho già aggiunto il lievito e l'olio. Ultimo ingrediente che manca, sale, che lo mettiamo tra un po' quando si è preso l'olio. L'olio serve per dare più che altro elasticità e un po' di fragranza, ma niente di più, quindi un po' d'olio ci va senza problemi. Acqua, farina, sale, olio e lievito, basta. Passami il panno a carta con la pizza, ci vuole il panno a carta poi per pulire tutto bene, mi raccomando. Siccome sponsorizziamo Scottex, facciamo panno a carta. Niente ragazzi, lasciamo girare, quando è bello impastato, bello omogeneo l'impasto, blocchiamo l'impastatrice, facciamo le nostre palline e le mettiamo a riposare in frigo. Una volta fatto l'impasto lo lasciamo riposare 10 minuti. Poi facciamo le palline, tagliamo a pezzettini. Io ho fatto 300 grammi per 6, sono 1,8 kg di pasta, tra farina, acqua e tutto. E facciamo delle belle palline e le giriamo bene, la chiudiamo bene sotto e gli diamo una bella energia e abbiamo una bella pallina liscia. A questo punto le mettiamo dentro le nostre teglie ben separate e le mettiamo a riposare in frigo fino a stasera. Palline e pizze fatte, messe in frigo. Jessichina ci ha preparato il pranzetto. Vitel tonnato, il Cristian c'ha un bel piattino di bresaola e un po' di citrulli con i pomodori. Guarda che bel pranzetto estivo, che abbiamo. Così non è cucinato, non usi corrente, senza fai pane, niente. Senza niente. No, giusto 2 grissini qua da finire perché sono aperti, giusto per... Anche perché mangiare solo vitel tonnato, per quanto buono, poi ti rompi le scatole. Ehi, solo quel gusto in bocca. Quindi, buon appetito, mangiamo. Vero amore? Poi papi ha pulito anche il melone e ti hanno lasciato una fettina fuori per te, fischia. Buona ragazzuoli, mangiato, abbiamo fatto tutto. Ora andiamo giù a Savona che ci dobbiamo vedere con un tizio. E niente, poi vediamo come si evolve la situazione.